E il Palalido riapre le porte al volley dopo la pausa imposta dal Covid. Nel pomeriggio la prima gara di campionato, sfida tra Milano e Latina. Alberto Ambrogi. Da tanto che aspettavamo questo momento, finalmente. Vedo che tutte le sicurezze ci sono, speriamo di vedere una bella partita. Mancava tornare al palazzetto, anche giocare, ma soprattutto vedere. Bello, una bella emozione. Ci sta una ripresa graduale. Speriamo che presto le cose migliorino e si possa ritornare a riempire il palazzetto. 7 mesi e 11 giorni, tanto è trascorso dall'ultima partita della Power Volley Milano davanti ai propri tifosi. Era il 16 febbraio, erano in 4.200 per la vittoria contro Sora. Poi la pandemia, il campionato che si ferma, lo scudetto che non viene assegnato. Oggi si riparte, capienza del Palalido limitata a 700 spettatori, saranno 657. Ci auguriamo che si possa tornare nel rispetto delle normative, delle leggi, delle mascherine, dell'attenzione che abbiamo prestato ad avere i palazzetti pieni come meritava di avere Milano. All'ingresso controllo della temperatura e delle autocertificazioni, all'interno mascherine e distanziamento, nulla è lasciato al caso anche per l'uscita. Prima parte un settore e a giro di orologio escono tutti gli altri, in modo tale che le persone che sono all'interno possono mantenere il massimo del distanziamento sociale. In campo raccattapalle con i guanti, mentre per i giocatori nulla è cambiato se non l'emozione di ritrovare parte dei propri tifosi. Ritrovare l'Allianz Cloud e già con qualche persona dentro è una sensazione meravigliosa. Come la stiamo vivendo, credo un po' come tutta Italia, no? Con l'allarme sempre acceso, però desiderosi di andare avanti e di cominciare questo meraviglioso campionato.